Naturalmente non sono previste conclusioni, previsto che si possano fare delle considerazioni per chiudere di temisest, di una messa, di un tempo. E qui sono poche quelle da fare, nel senso che c'è da prendere atto delle varie sfaccettature delle osservazioni che sono state fatte, che vanno tutte nella direzione, mi pare, di concordare sul fatto che lo spirito della Costituzione, l'anima della Costituzione, non è propriamente di casa nel nostro paese. E quindi bisogna cercare di fare il possibile, poiché non ci arrendiamo mai, il nostro carattere è quello di non arrendersi mai, bisogna fare il possibile perché invece si crei una cultura diversa e prevalga su quella città. Certo è difficile, perché è più facile essere favorevole al non rispetto delle leggi, a tutte le altre cose, che non a pensare a una legalità e a un'etica che sono, in qualche modo, possono essere perfino costose. Ognuno si trova nella sua vita di fronte a dei bivi, deve fare delle scelte, e bisogna insegnare anche lo spirito delle scelte e l'importanza della capacità di fare delle scelte. Mi pare che la constatazione che esca è che è vero, abbiamo fatto bene a parlare di questo tema, perché è uno di quelli che in fondo riassumono anche molti altri temi e ci dicono che pensare di dar mano all'attuazione della Costituzione con misure e rimedi concreti è possibile soltanto in alcuni casi, ma più in generale è soprattutto una questione di formazione di una coscienza collettiva sostanzialmente affine a quello spirito che pervade la Costituzione e che oggi è ancora molto lontana. Mi pare che su questo abbiamo convenuto tutti nelle varie formulazioni degli interventi, dei relatori che hanno parlato, e che questo ci indica sicuramente una strada importante da questo punto di vista. Così come abbiamo convenuto anche che la formazione di una cultura diversa, nel senso cui parla di cultura anche Gerardo Colombo, ne parliamo tutti, certamente ha una sua radice profonda nel lavoro che viene fatto nelle scuole, sulle quali bisogna fare qualche considerazione. Io sono convinto che è importantissimo il lavoro che si fa nelle scuole, comunque, ma che anche qui bisogna riuscire a mettere mano anche. La prima impressione che ha è che addirittura i vari dipartimenti del Ministero della Pubblica Istruzione non si parlino fra loro e non si conoscano fra loro. Cosa gli possiamo chiedere allora di intervento su quello che sarebbe necessario, appunto, per formare i cittadini, formare una cultura diversa? Bisognerebbe parlare e lavarsi l'anima con l'idea semplicemente facciamo delle distribuzioni. Questo è un altro degli errori che avevano la Costituzione. Atti simbolici sono meglio di niente, forse, da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista possono essere perfino negativi. Le scuole, noi siamo abituati a pensare, anche qui è venuto fuori, fatto felice anche l'autore Sagandus, ho detto, no, perché l'hai detto dopo. Ragazzi e ragazze, dico, è una cosa importante, però dobbiamo parlare anche dei professori. E se non parliamo dei professori e non affrontiamo questo tema seriamente, molto del lavoro che possiamo fare rischia di andare dispersi. Per dire, noi frequentiamo la scuola in modo diverso, Colombo in modo quasi sistematico, ma anche Nando ed io ci andiamo spessissimo nelle scuole, credo che tutti abbiamo questa impressione, che ci accorgiamo subito se andiamo in una scuola, se c'è qualcuno che ha fatto una qualche preparazione di fondo oppure no, lo sentiamo da come ascoltano, da come pongono le domande e così via. Con Gerardo Colombo ci siamo trovati una sera, una combinazione, ad avere una mattina intera a disposizione entrambi in una scuola a Catania in cui era visibile che una preparazione c'era stata, diciamo, da lungo, nel senso di preparare questa mattinata, ma anche di ragionare, abituare ad ascoltare, a rispondere alle domande, perfino a
a un certo punto abbiamo trovato all'interno, non mi ricordo se Gerardo era già andato via perché aveva un altro impegno in quel momento o no, ma c'è stata la pausa caffè alle 11, 11 e mezzo, addirittura i ragazzi avevano portato da casa delle torte per noi, perché le mangiassimo insieme, che è una cosa che certo non è una cosa che riguarda la formazione culturale, ma vuol dire che ne avevano parlato a casa, che avevano avuto una preparazione, avevano avuto qualche cosa che non li rendeva del tutto vergini davanti a noi, quale che fosse il sistema che si seguiva. Allora questo grande problema degli insegnanti è un problema che trascuriamo molto spesso, pensando che se andiamo nelle scuole e parliamo direttamente agli studenti facciamo un bel lavoro. Lo facciamo, altrimenti non lo fa nessuno, comunque è bene che lo facciamo e cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile e non ex cattedra. Però bisogna porsi quell'altro problema, perché se non c'è questa preparazione prima e dopo, i problemi diventano gravissimi lo stesso. E qui i problemi diventerebbero degni di un'attenzione specifica, bisognerebbe parlarne, come si preparano all'insegnamento, come si mandano i professori nelle scuole. È un mondo tutto estremamente complesso e importante, ma in cui addirittura bisogna partire dal vertice, da come ancora una volta il Parlamento intende la scuola, da come ancora una volta il Ministero pensa di impostare il lavoro scolastico, eccetera. Perché poi le potenzialità ci sono. Sono 3 anni che facciamo un concorso su temi di attualità bandito insieme dal Ministero dell'Istruzione e l'ANPI, e sono 3 anni che il concorso viene vinto da ragazzini piccoli, da classi piccole, che mandano delle cose che sono frutto di una intuizione, di qualcosa che hanno sentito, ma che sono più belle di altre, anche nella loro semplicità. Vuol dire che c'è una potenzialità che è tutta da scoprire e tutta da individuare, trovando le forme e i modi più importanti a questo fine. Quindi terrei conto anche di questo problema, perché se pensiamo di levarci la coscienza anche andando in 1000 scuole, ma non ci poniamo questo ulteriore problema della continuità e del modo con cui poi il lavoro che si può fare occasionalmente ha un seguito, otterremo sempre ben poco. E se non portiamo tutto questo anche all'attenzione di chi fa le leggi, perché alla fine perfino la legge di riforma della scuola, tanto discussa, ci sarebbe una parte che contiene un accenno alla formazione del cittadino, all'educazione civica, eccetera, di cui non si è fatto assolutamente niente, non si è parlato di più. Ci si è lavato la coscienza anche in Parlamento mettendoci quella frase e non occupandosi mai più in nessuna commissione parlamentare o altro di come renderla attuale, di che cosa significa questa formulazione astratta e in qualche modo retorica. Ecco, credo che siano emersi ancora una volta questi problemi, come è emerso il problema fortemente, mi pare, oggi dello spirito della Costituzione, di cui oggi avevamo parlato poco, anche perché i seminari sono cominciati proprio il primo a Bologna, è stato dedicato alla inattuazione nella realtà dello spirito della Costituzione. E ne abbiamo parlato allora abbondantemente. Oggi avevamo un tema molto specifico e siamo attenuti a quello. Io ho qualche dubbio, francamente, credo che non bisogna nemmeno esagerare in questo senso, che davvero se parliamo di legalità e parliamo, oggi non stavamo parlando di libertà e di uguaglianza, che avrebbe imposto comunque un discorso diverso, eccetera, ma forse io queste grandi specificazioni di genere, quando parliamo di legalità e di etica, faccio fatica a capirle, a sentirle, eccetera. Ci stiamo attenti, sono d'accordo anche sul linguaggio, sono d'accordo su tutte le forme, però dobbiamo anche essere liberi di parlare tranquillamente e serenamente dei problemi che affrontiamo, senza preoccuparci di stare attenti alla virgola, perché poi non è neanche questo. Il giorno in cui declinassimo tutto al maschile o al femminile, io ho una nostra amica e compagna che mi voglia molto bene, perché segue molto, per anni ha seguito tutto quello che scrivevo, e ogni volta che scrivevo un comunicato, una dichiarazione, eccetera, mi mandava una letterina e diceva: sono pienamente d'accordo, però ricordi che non si dice cittadini, ma si dice cittadini e cittadine. Benissimo, va bene,
ci sono delle volte in cui non si può che dire cittadini, perché il senso dell'espressione è neutro di per sé. Pensare di specificarlo non ha senso. Sono d'accordo anche sul linguaggio, però oggi francamente che sia possibile fare questo rimprovero di non aver tenuto conto, a proposito di legalità e di etica, anche del fatto che ci sono più sessi, ci sono differenze, eccetera, eccetera, forse è un pochino troppo. Io perlomeno così lo ripeto, chiedere un po' troppo, perché nel senso che il tema oggi non mi pareva che richiedesse questa impostazione. Abbiamo fatto un segnale specificamente su libertà e uguaglianza e in quella sede molti di questi temi sono venuti fuori, li abbiamo trattati ampiamente, sono intervenuti anche in forme diverse. Oggi credo che ci possiamo accontentare di aver parlato dello spirito della Costituzione, della cultura dominante, del modo di reagire e del lavoro che occorre fare in grande misura per vincere le difficoltà che, come è emerso dagli interventi anche degli altri relatori oggi, sono grandissime, perché siamo in un paese nel quale evidentemente quel patriottismo costituzionale di cui parla costantemente Pasquino, in un senso molto preciso, cioè nel senso patriottardo, ma nel senso di sentire la Costituzione nel suo spirito, nella sua anima, come una cosa nostra che in qualche modo ci investe direttamente nella nostra natura, questo in tanti anni non si è riuscito a creare. Forse non è mai tardi, però io credo che valga la pena di continuare a farlo, non aspettando che la Costituzione invecchi, diventi vecchia davvero, perché i tempi sono troppo cambiati. Per ora, nonostante che alcune cose dette allora oggi non sarebbero dette nello stesso modo, certamente, e alcune idee fossero addirittura qualche illusione, altre fossero anche delle intuizioni straordinarie della Costituzione, nonostante questo, io credo che la Costituzione in sé, come complesso, come spirito, ancora tenga molto. Ha bisogno di entrare diffusamente nella coscienza collettiva. Questo mi pare che sia il problema che dobbiamo sentirci tutti impegnati a cercare di portare avanti, perché è quello l'unico che ci può. Io d'altra parte non vedo in questa società così disgregata, così smarrita, come dice Stagliano, non vedo altro punto di riferimento che la Costituzione. La Costituzione, nonostante tutto, nonostante quello che abbiamo detto, è un punto di riferimento che dobbiamo avere, che possiamo avere e che ci può in qualche modo, nei vari momenti della nostra difficile vita politica e sociale, ci può aiutare a trovare le soluzioni che di cui il nostro Paese ha bisogno. Grazie a tutti per la presenza. Adesso un attimo di pazienza, procediamo alla premiazione che è stata preannunciata prima. Allora, diciamo al presidente della sezione, Puriel, che qualcosa. Ringrazio. Noi abbiamo 2 anni fa presentato un bando per premiare la migliore tesi di laurea sulle donne nella Costituente. È stato un lavoro un po' lungo, ma alla fine la commissione che è stata formata ha premiato Marco Citterico su una tesi di laurea su Angiola Minella Molinari e le politiche del welfare nell'attività di una parlamentare della Repubblica tra 1946 e il 72. Alla Costituente è stata la parlamentare che più di tutte si è occupata di scrivere la parte su welfare. Noi, la commissione che ha esaminato questa tesi, ha detto che è meritevole di premio e quindi noi lo premiamo, anzi il professor Smuraglia consegnerà il premio a Marco Citterico, se vuole venire qui.
io voglio dire solo una cosa, poi penso che dobbiamo consentire anche al vincitore di dire la sua, non la sua espressione. Io voglio dire soltanto che a me questa tesi, che non conosco e che leggerò volentieri, mi è sembrata importante, perché ho sentito molte volte parlare delle madri costituenti e così via. Tutte le volte che ho visto dei lavori in materia ho visto ricostruire la vita prima e dopo la costituente. So tutto su cosa ha fatto la Iotti prima e su cosa ha fatto successivamente. Molto meno ci si è occupati di quello che hanno fatto alla costituente, che era invece il dato più importante da valutare, perché capire anche come appunto queste donne che avevano vissuto nel fascismo, che erano state trattate come il fascismo ha trattato le donne, che entrano magari moltissime giovanissime nella costituente e là si trovano in una condizione di inferiorità numerica abissale, perché erano appena 21 rispetto a un totale largamente sovrabbondante, e come si sono comportate, cosa hanno fatto, quale contributo hanno dato. Ricordiamo sempre la stessa cosa, in molti casi ho sentito ricordare quella di Teresa Mattei, che ha insistito perché fosse aggiunto la parola "di fatto", che rendava un senso maggiore all'articolo 3, ma non si deve andare più là di questo. L'idea che addirittura si sia presa, invece di guardare tutto l'insieme, si sia preso un soggetto, una persona specifica, una parlamentare specifica, e si sia andati a guardare negli atti della Costituente qual era stato il suo apporto. Questa è una fonte di riflessione, di studi importante, perché ci spiega anche il cammino e il percorso di evoluzione delle donne nella Resistenza prima, nella Costituzione poi, nei primi anni dopo la liberazione nel nostro paese. Quindi io mi complimento particolarmente per il dottor Citerico proprio per aver fatto questo lavoro. Ripeto, lo leggerò molto volentieri, ma credo che dobbiamo essergli grati anche solo per averlo affrontato con questa impostazione, che merita di essere seguiti da altri, e sono sicuro che il premio sia largamente meritato.